Ciao, oggi prepariamo insieme i torcetti al burro, dei biscotti tradizionali del Piemonte, fragranti e croccanti in superficie. Ora iscriviti al canale e partiamo subito con la ricetta. Iniziamo versando in una ciotola capiente 150 ml di acqua fredda, 10 g di zucchero semolato, un pizzico di sale che sciogliamo accuratamente prima di aggiungere 15 g di lievito di birra. Mischiamo bene con una spatola e aggiungiamo un uovo medio e 500 g di farina 00 setacciata. Iniziamo a lavorare l'impasto a mano e aggiungiamo di tanto in tanto dell'acqua fino ad ottenere un impasto sodo e omogeneo. In totale abbiamo usato 250 ml di acqua, totale che comprende anche l'acqua usata all'inizio della ricetta. Quando l'impasto è pronto, spolveriamo con un po' di farina e lasciamo lievitare per 30 minuti a 30 gradi centigradi o fino a quando non raddoppia di volume. Al termine della lievitazione aggiungiamo 250 g di burro e impastiamo a mano fino ad ottenere nuovamente un panetto liscio ed omogeneo. Spolveriamo con farina e lasciamo lievitare una seconda volta per 30 minuti. Al termine della lievitazione stendiamo l'impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato, ricavando delle strisce di pasta alte circa un centimetro. Tiriamo la pasta ottenendo dei vermicelli lunghi circa 10 cm e ricoperti totalmente con zucchero semolato a cristalli grandi. Disponiamo i torcetti su placche da forno rivestite con carta da forno. Con questa ricetta puoi ottenere circa 60 torcetti. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi centigradi fino a doratura.
Se la nostra ricetta dei torcetti ti è piaciuta, condividila con gli amici, clicca mi piace, iscriviti al nostro canale YouTube e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Se hai domande o vuoi lasciare un suggerimento o un saluto, scrivi un commento qui sotto. Grazie e arrivederci al prossimo video.